Chi ha sui cani? Partita, quindi 25 giri e subito una caduta, atleti fermati. Atleti fermati. Bene, passata indenne la prima curva, siamo già a mezzo giro e quindi... campana e senza punti quello di meno 24, quella è la Pozzetto adesso davanti, rumori minacciosi di contatto di pattini e alle passate suonava la campana e troviamo, si qualificano il turno successivo le prime 8. Numero 300, eliminata per taglio di percorso. Vabbè, 0-0, fermarsi grazie. Alice Bullo, squalificata per taglio di percorso. Eliminata, scusate, per taglio di percorso, Alice Bullo. Grazie Alice. 223, 2-0-0, 2-3. Di due punti per Martina De Grado e Nina Corradini. Al passaggio, punti più venti. Due quattro sei, due uno uno. Quattro, sette, tre.
sono sette, gli altri tre appunti da fuori, fino a questo momento, suona la campana numero 11. Con Angelica Iezzi, che non so, preso in quel lago, la Sanzaro prova a lanciarsi all'inseguimento con la gente della Pescara Valler Team, punti di meno 10, 238, 200, 238, 200. Due punti importanti della qualificazione per Angelica Iezzi, la campana di meno 9. Ma fino a grado ha fatto punti in 4 traguardi differenti. E adesso è la testa della Rita 60. Sta vedendo! All'inserimento. Sta vedendo! Punti, punti, punti. 246, 23, 2, 14, 2, 3. E sono 8 e a 30 punti, quindi fino a questo momento fare punti è condizione necessaria per la qualificazione quando suona la campana di meno 7 e per la sfida regalo davanti con poi Nico Radini. Grado, Corradini e Michettoni nelle prime tre posizioni quando sono a passare i punti. Il palio a meno 6. 200, 23, 200, 23. Sta girando! Entrando avevano già conquistato punti, quindi sono sempre 8. Quando sono la campana di meno 5 era stato importantissimo il punto conquistato, fino a questo momento è importantissimo il punto conquistato da Chloe Camuto nel primo traguardo. Numero 87, prima mozione 8-7. Punti, trapassaggio a punti, 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 punti. 211, 159, 211, 159. E' molto importante il punto di valore avvicinato, perché in questo momento non è sufficiente per la qualifica quando siamo gli ultimi tratti. Milan e Caruto sono... intanto numero 138, prima munizione, 138. Punti 02. 159, 211, 159, 211. Importante per entrambe campane, l'ultimo tiro, traguardo da 3-2-1 al prossimo. Angelica Iezzi, Sara Ferri, poi Martina De Grado, poi Corradini, poi Donizio nelle prime 4-5 posizioni quando siamo andati. Traguardo finale. 246, 238, 200, 246, 238, 200. Ragazzi, ci vediamo più tardi per la finale. Intanto allievi maschi all'appello, grazie allievi maschi all'appello. Io c'è sul campo gara, no,
Calzoni davanti, adesso è Arduini, poi Maina, poi Fanzoni, indicatore, perfetto, quando è passato, suonerà la prima campana. Punti, 3, 120, 3, 1, 2, 0. Punti per la Dominoni e per Maina Raga, e adesso è Alessandra Moretti ad aumentare l'andatura con Longaretti, Pittacore, quindi adesso è andato solo al passaggio e poi i punti di 20. Sessantacinque, ottantotto, 65. Ho promosso. Punti per Longaretti e Pittatore con adesso. Ecco la Gualtieri davanti, poi Falcioni, poi Pittatore, poi Moretti e Longaretti. Queste le prime 5 quando sono al passaggio. In ballo punti di meno 18, punti, 86, 88, 86, 88. Intanto 291, prima posizione, 291, al passaggio, punti meno 16. 88, 62, 88, 62. Primo punto per Alessandra Moretti. Quando siamo a meno 3 km, campana di almeno 15, con il rimane manato davanti, Maina Raga. Centoventi, 3, 1, 2, 0, 3. Sono 6 gli atleti a punti, adesso va in avanti, davanti la campionessa italiana su strada che va tranquillamente a casa della finale con adesso una è proprio Maina che va a parlare dei punti di meno 12. Centoventi, 206, 1, 2, 0, 2, 0, 6. Alla 5 punti Maina Raga, un punto importante per Oriana Cittine, quando siamo alla campana 2011 c'è. Cioè. Intanto numero 247, prima munizione, 247. C'è una coppia davanti in fuga per punti di meno 10, ultimi 2 km, 206, 120, 206, 120. Proseguono con
Stato hanno di quelli d'accordo, il gruppo è stato Aquiloni, Aquiloni accanto. 88, prima munizione, 8-8. Punti di meno 8, 120, 206, scusate, 120, 206, 120, 206. Numero 217, prima munizione, 217. Numero 65, 65, prima munizione, 65. Diciamo il gruppo se ne sta tranquillo, tranquillo per niente, si nota per le posizioni e anche per posizioni che in questo momento valgono per la terza, per le due di testa, 206, 120 i punti di meno 6. Piccatore, Moretti, Falcioni nelle prime posizioni del gruppo per il duo di testa. Adesso una campana, l'ultimo chilometro. La campana è mano 5, siamo all'ultimo chilometro. Punti di meno 4 per le due. 120, 206, i punti a meno 4. Numero 3, prima munizione. Diventa pista di vantaggio per le due fuggitive Arianna Cicchinale e Marina Raga, quando al prossimo passaggio per la terza della corsa sono i punti di meno 2. Adesso Alessandra Moretti che si mette nel terzo gruppo con Pitatore, Falcioni in seconda e terza posizione, poi Agnese Dominoni, poi Nina Corradini, queste le prime 5 del gruppo delle fuggitive, intanto sono la campana per le fuggitive, quello di prima del gruppo delle fuggitive, campana per la terza della corsa. Grazie per tutti gli altri, con Alessia Pitatore che allunga molto bene, intanto ma in la vacca tranquilla, dice sì, nessun problema, la finale c'è. 206, 88, 120, probabilmente dalla nostra postazione, ecco, siamo anche un po' disassati, ma poco importa, possiamo dichiarare conclusa anche questa seconda batteria. Arriva al 25 con 14 punti per Arianna Cicchini e 2. Sono partite abbastanza tranquille, sì. Sono passa in terra la prima curva. Con Olivia Scorella che tira davanti. Adesso è una rosa. La posizione al passaggio campana, meno 23. Vittoria Marchiotto lancia lo sprint, al prossimo passaggio in palio i primi punti, meno 22. Punto al passaggio, punti, 271, 271, 89, 89. Due punti per Marchiotto e De Rosa, quando invece
tutto sotto controllo. 292, prima munizione, 292. Punti intanto al passaggio, punti meno 20. 137, 249, 37, 249. A me 221, prima munizione, 221. 2-2-1. Poi Beatrice Galliano e Olivia Sprega davanti vanno a prendersi i punti di meno 18. 249, 137, 249, 137. Adesso è Giorgia Fossemoni in testa al gruppo degli inseguitrici, hanno preso già quasi mezza punta di vantaggio, tutto italiano, Olivia Sprega. Molto più interesse e accanimento nel gruppo degli inseguitrici, ha ridotto un po' lo svantaggio le ragazze del gruppo, punti di meno 16, 137, 249, 137, 249. Beatrice Gagliano e Olivia Sprega ovviamente avevano già completato abbastanza punti e hanno passato il tuo nome. Usano molto bene la pista, tra l'altro, in uscita di cuore, come discesa, riposta in modo sicuramente le due, interessante. Comunque, sono sempre davanti Beatrice Gagliano e Olivia Sprega, per loro punti di meno 14 al passaggio. Quanto dura la fabbrica, Mario? Sei e mezzo, mangio dove? Mangi uno. 249, 137, 249, 137. Ci vediamo tra poco, sì. Sì, ciao Lori. Campana per Beatrice e Olivia. Sempre un'ottantina di metro di vantaggio, quando un po' cosa succede anche. Intanto numero 14, prima munizione, 1-4. Punti di meno 12 al passaggio per Galliano e Sprega e sono 137, 249, 137, 249. La Botticelli davanti, poi Sofia Martufi e poi queste sono le prime due del gruppo degli inseguitori con Miriam Nastri in trasposizione, campana di meno 11 per la testa del corsa. Per le fuggitive 249, 137, 249, 137. Molto bella la patinata di Giorgia Fossemoa, mani dietro la schiena anche in cui va a prendere le fuggitive che hanno calcolato probabilmente che era stata potuta passare il turno. Campana di meno 9. Giorgia Fossemo che sarà scotto verso davanti, punti meno 8, punti 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 50, 113, 50, 1-3. Sono solo 6 e ragazzi a punti quando suona la campana di meno 7, viene la Botticelli, sarà scotto davanti.
Intanto, da forse mosso, qui a Mantucci si lancia adesso all'inserimento e dopo hanno fatto molta fatica, hanno spiegato tanta energia, che non si è visto in chiamata, quindi non sai... 113 213 113 213 una gara molto faticosa, anche per avere sentito che in mezzo al gruppo prima, anche quando non era forse il caso, hanno lottato tantissimo per le posizioni, hanno lottato con grande accanimento, siamo a 5 punti, scusate, 5 punti con Botticelli e Scotto che sembrano un po' anche lottare tra di loro. Miriam Moffi adesso la scala dopo degli inseguitrici prime 8 e vediamo, ricordiamo il finale al passaggio punti di meno 4 213 113 2 1 3 1 1 3 numero 14 seconda munizione entra in diffida 1 4 le mani da Botticelli, poi sarà Scotto, adesso è Chiara Castellini che prova ad allungare a meno 3, campana di meno 3, Botticelli, Scotto, Castellini, poi a Marchiotto invece che è all'esterno, poi Miriam Nafti, durissima sta gara, l'impostata dura, l'hanno impostata molto molto dura, al passaggio, punti di meno 2. 213 271 213 271 campana per l'ultimo giro per Elena Botticelli e Vittoria Marchiotto, anzi per Vittoria Marchiotto ed Elena Botticelli e la suonata la campana e l'ultimo giro Vittoria Marchiotto poi Elena Botticelli. Poi adesso in terza posizione Isabella, dopo come va? Vediamo un po' cosa succede, traguardo finale per la testa della corsa. 271, 50, 213. Ragazzi, dura sta gara che è stata molto molto faticosa anche per... posizioni di cazzo si lottava tantissimo, 8.44 il tempo, quindi simile a quello delle